Ciao ragazze, sono... Ma perché sto saluto mongolo? Ciao ragazze! Ciao ragazze! Sono tornata con un nuovo video e questo è purtroppo un video fuori programma. Allora, ho deciso di fare questo video perché ieri mi è successa questa cosa e volevo condividerla con voi. Allora... E ieri, come potete ben notare, sono andata a farmi i capelli e finché ero lì che aspettavo che il colore facesse effetto, che il colore prendesse, mi sono guardata un attimino le mail nel telefono e ho ricevuto una mail con scritto collaborazione da parte di una certa Chiara. Allora, per chi di voi avesse visto il mio precedente video sulla Nona Box di settembre, vi avevo detto che la mia referente per appunto la collaborazione che stavo facendo e parlo al passato con Nonabox era appunto questa signora Chiara che appunto fa parte dello staff di Nonabox. Insomma, apro questa mail e mi trovo scritto che praticamente il mio video che ho tra parentesi caricato 2 o 3 giorni fa. Oggi è il 15, non so quando caricherò questo video, che avevo appunto caricato 2 o 3 giorni fa, non aveva dato i risultati da loro sperati e che quindi, e che per ragioni di marketing, l'invio delle box, insomma non le possono più fare perché appunto non ha dato questi risultati sperati. Allora io ho risposto. Dicendo, ma scusate, ho caricato il video 2 giorni fa. Voi non mi avete mai parlato quando abbiamo deciso appunto questa collaborazione di che risultati vi aspettavate, perché sennò evitavo anche di iniziare appunto questa collaborazione perché io non sono pagata da nessuno, non è un lavoro, è un hobby questo che faccio quando posso, i video li faccio appunto quando posso e di sicuro non vado a dire quello che vogliono che io dica, insomma, io dico quello che penso e nel momento in cui ho accettato questa collaborazione, io l'ho specificata questa cosa. Se mi inviate un prodotto che mi piace, io dico che il prodotto mi piace. Se mi inviate un prodotto che fa schifo, il prodotto dico che mi fa schifo. Se vi dimenticate di mandarmi, dei prodotti, io nel video lo dico. Perché può succedere che qualcuno acquisti appunto questa box, non gli arrivino i prodotti stabiliti quando l'andate ad acquistare e quindi magari qualcuno che guarda i miei video e che decide appunto di acquistare perché si fida delle mie recensioni, di quello che penso, va a pensare: ma scusa, perché non l'hai detto? Perché hai omesso questa cosa? Siccome quando io vado a comprare qualcosa, no? E non so, vado a comprare per dire un prodotto per pulire il fornello. Ok, facciamo un esempio stupido. Vado a comprare un prodotto per pulire il fornello. C'è scritto che non lascia aloni, che è fantastico, che pulisce da solo. Allora, quando mi scrivono che pulisce da solo, siccome non sono una stolta, so che non è vero, devo usare la manina. Però se mi dicono che quel prodotto lì non lascia aloni, non ha bisogno di essere risciacquato e quant'altro, io pretendo, scusate un po', visto che comunque i soldi sono miei, che quel prodotto funzioni e faccia quello che c'è scritto, giustamente. Quindi se voi, siti vari, tra cui appunto prendiamo in causa in questo senso Nonabox, scrivete che mandate 7-10 prodotti in una box, che il costo della box è di 25 euro. Se voi poi mandate a casa 5 prodotti, o mi rimborsate, mi fate pagare meno la box, o mi mandate i prodotti che mancano. E quindi io ho ritenuto giusto nei vostri confronti, ma anche nei confronti miei, di dire questa cosa. E magari questo ha creato qualche scompiglio, insomma, anche perché io vedete che nei video ci metto passione, sto lì, ci sto anche una giornata per editare un video.
Ora, come potete vedere, spero lo vediate, è aumentata anche l'illuminazione perché sono arrivate finalmente le luci. Quindi c'è anche un po' di felicità, diciamo, nel fare questo video, così riuscite finalmente a vedermi realmente. E mi sono persa un attimino. Comunque, ricapitolando, se appunto voi mi dite che mi mandate tot prodotti, io al mese voglio ricevere questi tot prodotti. Va bene che io la box non l'ho acquistata, ma mi è stata inviata. Ma nel momento in cui voi mi chiedete questa collaborazione e io l'accetto, mettendo appunto i paletti, dicendovi guardate che io non faccio favori a nessuno, io dico quello che penso, non potete poi aspettarvi che io nel video vi elogi se così non è, insomma, giusto? Non so, ditemi voi cosa ne pensate, sono io che sono fuori dal mondo o cosa? Allora, con questo però non voglio dire che la nona box non è un prodotto valido, non è un prodotto che vi consiglio. Io sinceramente, quelle due box che ho ricevuto mi sono piaciute. I prodotti che ho trovato dentro mi sono piaciuti. Sarei ipocrita, non so neanche se è il termine giusto, a dire il contrario, perché potreste pensare che questo video è fatto semplicemente perché oh, mannaggia, non mi mandano più la box. Vivo lo stesso, ci ho vissuto fino adesso. Se voglio, eventualmente me la compro. Infatti, la mia intenzione era, finita la collaborazione, di farmi l'abbonamento. Questo non l'ho detto nel video precedente, ve lo dico adesso, tanto voglio dire, non cambia nulla. Mi lascia solamente tanto perplessa questa cosa, perché non so, se ne leggono tante le YouTubers che sono vendute, che dicono false recensioni. Ecco, io questa cosa non voglio sentirla perché se mi piace un prodotto vi dico che mi piace, se mi fa schifo vi dico che mi fa schifo. Magari sono ripetitiva, però ci tengo a farvi capire questa cosa. Capita spesse volte che magari, presa dall'enfasi del momento, acquisto un prodotto, gli dico: Dio, che bello, mi piace tantissimo, e dopo un po' lo metto nel dimenticatoio. Non perché vi abbia preso in giro, quel prodotto in quel momento mi piaceva tantissimo. Magari ho trovato qualcosa che mi piace di più. Ecco, non so se capite il senso di quello che voglio dire, spero di riuscire a spiegarmi in maniera precisa, anche se non concisa, ma meno precisa. Ecco, quindi io ho risposto appunto a questa signora dicendogli che non capisco il motivo di questa cosa, che comunque vabbè, è una scelta loro. Io non cambio sicuramente il mio modo di far video. Quello che penso è quello che dico. Magari a tanti non può piacere, però io sono così. E soprattutto se consiglio un prodotto a qualcuno che può essere che possono essere appunto i miei amici, oppure voi che mi seguite, che comunque avete fiducia in quello che io vi dico, non vi voglio prendere in giro. Non è giusto che io vi prenda in giro per cosa poi? Per 25 euro di una scatolina che mi arriva a casa? Cioè, non esiste. Non, proprio non esiste, quindi ho risposto che nel momento in cui abbiamo iniziato questa collaborazione da parte mia sono stata chiara. Se io ho fatto il video della box di settembre a novembre non è per mia colpa, ma perché appunto non mi sono arrivati i prodotti. Avevo addirittura chiesto, e vi posso far leggere le mail se volete, avevo pure chiesto se volevano che inserissi nel video, quando ancora non mi avevano mandato gli altri prodotti, inserissi nel video e parlassi dei prodotti che mi erano arrivati nella box di agosto. E la risposta prontamente è stata: no, no, assolutamente, preferiamo che tu aspetti che ti arrivino gli altri prodotti. Quindi io in buona fede ho pensato, magari non vogliono che io faccia vedere i prodotti della box di agosto, perché magari qualcuno poi acquistando la box successiva si aspetta, insomma, ho fatto i miei ragionamenti tutti contorti.
poi, ragazzi, non vi ho detto nell'altro video, ma la box di agosto che mi è stato detto di tenerla come omaggio era quella dell'inizio collaborazione. Non vi ho detto questa cosa perché non mi sembrava importante e forse ho errato, nel senso che la box di agosto che loro mi hanno detto tienila come omaggio è rimasta un omaggio perché mi avevano inviato quella da bambina invece che quella da bambino. Poi non so se ve l'ho già detto, magari mi ripeto, mi hanno parlato di problemi di marketing che quindi non possono inviare più ste box e questo è un altro punto di domanda grande che mi faccio, nel senso che se voi digitate su YouTube quando cercate un video non a box vi apparirà il video di una ragazza che si chiama Trucchina, mi sembra, magari vi metto il link qui sotto, comunque se volete andare a vedere i video che fa, basta che digitiate Nonabox e vi compare, mi pare sia la prima che compare, è una ragazza che non ha figli, per il momento non ne ha, non ne ha mai avuti, e che riceve questa box per fare delle recensioni e per parlarne appunto ai suoi iscritti. E se non sbaglio ha una collaborazione di un anno con questa azienda che è appunto la Nonabox. Quindi la mia domanda è: ho forse detto qualcosa di sbagliato io che non dovevo dire? Oppure il discorso della scelta commerciale è un modo per dirmi: guarda che non ci è piaciuto per niente quello che hai detto, non dovevi dire il discorso dei prodotti? Perché voglio dire, cioè, ho detto la mia opinione sincera e questo forse non è piaciuto. Comunque questa ragazza fa video recensioni su appunto questa Nonabox non avendo bambini, e sapete bene, se avete visto il video, se non lo sapete ve lo dico adesso, che la Nonabox tratta esclusivamente di prodotti per bambini e per mamme incinta. Non so, vi lascio con questo quesito, magari scrivete qui sotto cosa ne pensate. Vi ripeto, la mia non è, questo non è un video fatto con rabbia, infatti mi vedete serenissima, è solo un video dove sono magari un po' delusa, perché quando io parlo di un prodotto ci metto la mia faccia. E quindi non mi va tanto di essere presa in giro, nel senso, se voi all'inizio Nonabox mi dicevate: guarda qua, noi ti mandiamo la box, poi devi dire questo, questo, questo e questo, io vi dico no grazie e tenetevela. Se invece voi mi dite: iniziamo questa collaborazione perché ci piacciono i tuoi video, perché questo, perché quello, per quel quest'altro, e io vi dico: guardate che io non mi vendo per nessuno, io non mi vendo per nessuno. Bene, questo ragazze è tutto, ho parlato come sempre fino a farvi venire il volto a stomaco, però ci tenevo, anche perché appunto non vedrete più video sulla Nonabox 99 su 100. Ecco, magari fatemi sapere sempre con un commentino qui sotto se avete piacere che il prossimo video sia, lo so che volete i vlog con Alessandro, lo so, ve li farò, ma le nostre giornate al momento sono sempre le stesse, ci svegliamo di notte, di giorno, dietro il bambino, ogni tanto riesco a levarmi anche la faccia e come oggi a sistemarmi un attimino, ma ci sono giorni che arrivano le 6 di sera che io sono ancora in pigiama perché il mio piccolo panterino non mi ha lasciato fare nulla. Quindi volete vedere i vlog in pigiama? Faremo anche i vlog in pigiama. E comunque, a parte gli scherzi, fatemi sapere se volete un video, se preferite un video haul su prodotti acquistati negli ultimi mesi, quindi prodotti prevalentemente per bambini. Mi sono concessa questo maglioncino di H&M e un'altra maglietta e poche cose, oppure se preferite come prossimo video avere un proseguimento della mia esperienza da neomamma e quindi dei consigli su quali prodotti sto utilizzando con Alessandro e cosa utilizzo, con cosa mi trovo bene, insomma, perché ho appunto scoperto questa marca che io adoro.
E comunque va bene, basta. Credo di aver parlato abbastanza. Vi mando un grosso bacio, non so quando caricherò il video. Comunque vi rimando un grosso bacio e ci vediamo presto. Ciao!